Buonasera a tutti, benvenuti all'Agora East West. Oggi è l'ultimo appuntamento dell'anno, diciamo, prima delle vacanze estive, prima della pausa estiva, e siamo molto 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 lieti di presentare questo libro questa sera, Pensiero umano e intelligenza artificiale, a cura di Andrea Ventura, che modera oggi, e libro che tra l'altro sarà recensito nel prossimo numero in uscita di East West, che uscirà a fine di questa settimana. E buon divertimento, buon ascolto e grazie. Pronto? Sì, ecco. Allora, se Andrea è d'accordo, posso moderare, che lui ha già curato il libro, quindi oggi lo facciamo riposare. Allora, benvenuti a questa terza presentazione del volume Pensiero umano e intelligenza artificiale. Siamo sul fiume oggi, siamo molto raccolti, abbiamo bloccato il passaggio, speriamo che... E allora, come dicevo, siamo alla terza presentazione. Le prime due presentazioni ci sono state a Roma, alla Feltrinelli, e a Firenze, e devo dire che in entrambe le occasioni, dopo gli interventi, c'è stato un bel dibattito, soprattutto sugli aspetti sociali e giuridici. Qualche cosa in ambito tecnico è stato chiesto per approfondire gli aspetti del funzionamento dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale, ma principalmente la curiosità è stata sugli aspetti sociali e giuridici. Quindi, in un certo senso, oggi vogliamo forse rispondere anche a questa tendenza che abbiamo osservato, perché abbiamo dato un taglio più di questo tipo oggi, ecco. Non so se poi tra i presenti ci sono anche persone che si intendono un po' del settore o anche no e vogliono dire la loro. Sappiate che dopo lasceremo uno spazio per parlare con voi liberamente. Nel pubblico ci sono tre autori del libro. E, insomma, due parole di introduzione. Vi presento i compagni di viaggio: Teresa Colombo, bioinformatica, ricercatrice al CNR. Andrea Ventura, che è il curatore del libro, ha scritto anche un saggio sull'economia ed è economista. E Alessio Laconi, che è dottorando in scienze giuridiche. Allora, io appunto ho partecipato con un mio contributo nel libro, è nella parte iniziale perché... Diciamo, ero molto affascinata, sono sempre stata molto affascinata dagli aspetti culturali dell'intelligenza artificiale in quanto fan della fantascienza. Quindi ho fatto un intervento più sul cinema, sulla cultura, sulle serie TV, sulla letteratura. Cioè, per cercare di capire come mai, almeno in ambito fantascientifico, l'intelligenza artificiale viene sempre rappresentata in modo a dir poco angoscioso, distopico sarebbe il termine tecnico, no? E quindi a un certo punto io mi sono chiesta, ma perché non c'è mai un lieto fine, non c'è mai un'idea che ci può essere una collaborazione con queste intelligenze artificiali, no? Un fine ultimo che serve all'uomo per vivere meglio. Alla fine poi, in soldoni, quello che poi succede in queste storie è che la macchina prende il sopravvento. Blade Runner, Matrix, tutti quelli che conosciamo. Quindi la mia domanda è stata: che cosa ci può essere sotto questa paura? Cioè, mi sono fatta una domanda di tipo culturale, cioè sul pensiero comune rispetto a queste convinzioni catastrofiche, no? Io nella vita però farei la psichiatra, quindi non mi occupo di cinema, non mi occupo di queste cose qui. E quindi ho cercato di mettere insieme tutto. Non funziona, sì, ogni tanto salta. E allora, insomma, questa è una domanda che faccio anche a voi adesso, se qualcuno, riflettendo tra sé, se può fare un pensiero sul perché, secondo voi, nel cinema e nella letteratura si giunge sempre a questa conclusione catastrofica. A un certo punto, con una collega, che anche lei è psichiatra, però ha una formazione filosofica, io le ho fatto questa domanda e le ho detto: ma tu che pensi? Le sei viste le presentazioni, che idea c'hai?
E lei mi ha detto: Kate, alla fine io ho visto le presentazioni, ho ascoltato gli interventi, quelli tecnici, no? Dario Piagno e Matteo Tortoli rispettivamente alla Feltrinelli e a Firenze, e poi ha concluso in modo molto rapido dicendo: è sufficiente sapere come funziona l'intelligenza artificiale per non avere più paura sull'eventualità che poi la macchina sovrasti l'uomo, cioè è sufficiente conoscere l'algoritmo, conoscere come funziona questo questa intelligenza artificiale per dire vabbè, fugato ogni dubbio, non è possibile che superi l'uomo. Eppure ormai di divulgazione se ne fa tanta, no? Non si fa, no? Si apre qualsiasi social, da Instagram a Facebook, anche la, penso anche la, insomma, in TV, i servizi dei telegiornali, e non si parla d'altro. Quindi ormai è facile sapere come funziona l'algoritmo dell'intelligenza artificiale. Eppure sembrerebbe che un po' di questa paura non va via. Cioè rimane questa convinzione che alla fine le macchine ci sovrasteranno. Io mi sono divertita a cercare alcuni commenti su una delle pagine divulgative scientifiche più seguite su Instagram. Gli utenti che spulciando sembra che fossero anche un po' insomma dentro al discorso, cioè che avessero una formazione, lui dice: sarebbe opportuno ricordare che lo stesso cervello umano è costituito da neuroni che funzionano esattamente come un circuito attraverso il passaggio di scosse elettriche. Il nostro cervello è una macchina estremamente complessa, ma può essere replicato, non è fantascienza. Un altro dice: io credo che sia possibile che un robot prenda coscienza di sé. Alla fine il nostro cervello non è che un computer organico che processa e stocca informazioni. La faccia di Teresa dice tutto. Dire che non si può raggiungere questo solo perché ancora non ci si è arrivati è come prendere un bicchiere d'acqua nell'oceano e dire che i pesci non esistono. Molto argomentato molto bene, insomma. Però, perché ci rido anche su, però vi posso assicurare che questa è la maggior parte dei commenti in certi scambi, in certi dibattiti sui social. E allora vuol dire che persiste questa convinzione, nonostante sia accessibile il contenuto tecnico, cioè sapere come funziona questa benedetta intelligenza artificiale. Allora, io faccio la psichiatra, continuo a dire questo, mettiamo insieme tutto. Noi abbiamo un'idea dell'essere umano che è di un certo tipo. Al mondo gli psichiatri sono tanti, io in particolare mi sono formata con la teoria della nascita di Massimo Fagioli, quindi ho questa esperienza, di conseguenza ho un'idea dell'essere umano che è precisa, il cui pensiero che origina alla nascita è prima di tutto caratterizzato dalle immagini, cioè un pensiero per immagini. E già solo questo, come dire, come diceva la mia collega filosofa e psichiatra, basta per capire, va bene, stiamo parlando di altro, non c'è più paura, non c'è più angoscia. E allora è possibile che, leggendo questi commenti, in effetti venga fuori che poi il dibattito non è davvero sull'intelligenza artificiale, è sull'uomo, è su che cos'è il pensiero umano e com'è l'essere umano, in che modo funziona. Chiaro che, l'abbiamo detto tante volte, se io ho l'idea che l'uomo è un computer organico, certo che ho paura pure io di essere invasa dai robot e che il mondo venga conquistato dalle intelligenze artificiali. Quindi forse, appunto, come abbiamo detto in più occasioni, va spostato il dibattito. E allora ci spieghiamo anche come mai ha più senso che la paura si abbia invece in questi ambiti più sociali e giuridici che non di altro tipo, no? Quindi io passerei la parola a Teresa Colombo, alle sue riflessioni, e poi, come vi dicevo, ampliamo un po' il dibattito. Grazie. Allora, e adesso che faccio? Perché tu già mi hai dato un sacco di fili e io vorrei sconvolgere tutte le piccole idee che mi ero messa in fila per superare l'emozione. Quindi intanto ti voglio anticipare che io invece ti racconto una storia d'amore, una storia di successo con l'intelligenza artificiale, perché tanto lascerò ai miei compagni di presentazione la parte quella pericolosa, quella veramente di cui avere paura. E invece tutto il lato della fantascienza, delle macchine che ci sostituiranno, dell'esistenza umana che verrà cancellata dalle macchine, ecco, quello con una certa spavalderia, una certa tranquillità mi sento di dire
che non esiste e che questo libro dà gli strumenti per sanare questa confusione. Però vedi che ti sto seguendo su questi fili che mi hai dato tu e faccio saltare. Allora, adesso riprendo, dopo te lo dico al finale. Allora, come avevo pensato di iniziare per rompere il ghiaccio che sto morendo d'emozione? Allora, prima di tutto ringraziando, che non fa mai male, quindi io ringrazio la casa editrice L'Asino d'Oro, sto ancora cercando di scoprire perché ha pensato a me per questa presentazione, però io appunto proprio per nascondermi nel conosciuto e nel familiare, allora inizio cercando di rivendicare perché sto qua a parlare di intelligenza artificiale. Io effettivamente sono una bioinformatica, quindi dal punto di vista professionale questo libro appena uscito, mi interesso di intelligenza artificiale, e appena uscito questo libro, già dalla prima presentazione di Feltrinelli mi sono tuffata per comprarlo, per leggerlo, anche se poi ammetto che diciamo lo stimolo per passare dall'intenzione all'atto e tuffarmi nella lettura è venuta quando la casa editrice mi ha chiamato per fare questa presentazione, quindi è stato un ottimo stimolo. Che c'entra la bioinformatica? Io in particolare mi occupo di bioinformatica genomica, paroloni, ma in realtà si tratta di applicare metodi computazionali all'analisi delle informazioni che sono racchiuse dentro le sequenze genomiche. Sequenze genomiche che permettono di diciamo organizzare gli organismi e farli funzionare, tutti gli organismi viventi, compresi noi. E in particolare io, come ambito specifico di ricerca, mi occupo di analisi di espressione genica che salta, che è alterata nei tumori. Quindi diciamo un tipo di ricerca che ha un'immediata ricaduta traslazionale. Che cosa succede? Qual è la storia d'amore tra il mio campo e l'intelligenza artificiale? Succede innanzitutto che seguono strade parallele ma molto simili, perché la rivoluzione che abbiamo vissuto nei primi anni 2000 con l'avvento delle tecnologie di sequenziamento massivo, non so quanti di voi siano a proprio agio con questo concetto, però c'è stata una rivoluzione tecnologica alimentata, resa possibile da chiaramente dai finanziamenti, ma anche e soprattutto dallo sviluppo dell'informatica. Negli stessi anni, stiamo parlando della fine del primo decennio degli anni 2000, abbiamo come noi, non io li analizzo i dati, però è cominciata un'esplosione di dati di sequenze di genomi, un'esplosione di dati a ritmi di produzione via via sempre cresciuti, senza precedenti. Ora, negli stessi anni, perché nel 2007 nascono le Graphical Processing Unit, che nascono per i giochi, per dare la potenza di calcolo, per far sì che i giochini avessero diciamo una fluidità, e poi invece qualcuno si accorge che questa potenza di calcolo è utile per altri ambiti di applicazione e riprende vigore tutto uno studio e una disciplina che aveva 70 anni di storia, che è quella appunto dell'intelligenza artificiale, e che però era rimasta diciamo limitata nelle possibili applicazioni pratiche dalla mancanza di potere computazionale che potesse sostenere quello che già era stato previsto, cioè la macchina analitica capace autonomamente di arrivare dai dati mediante la loro analisi senza essere specificatamente programmati nei passaggi a raggiungere un obiettivo. Succede che la genomica, che ha fatto un salto di conoscenza nella biologia molecolare e nella medicina, può indagare il contenuto di informazione che è racchiuso in questa enorme mole di dati genomici solo grazie all'intelligenza artificiale. E allo stesso tempo, per anni, siamo stati la prima fonte dati per alimentare la fame di dati strutturati e annotati e etichettati necessaria per sviluppare l'intelligenza artificiale nelle sue diverse componenti, sia di machine learning all'inizio, e quindi di apprendimento automatico delle macchine, e poi a partire appunto dall'avvento di queste GPU
e dalla quindi la possibilità di abilitare anche quelle reti profonde piene di neuroni che simulano il cervello umano, che sembra che potranno fare di tutto di più senza limiti, quindi lo sviluppo del cosiddetto deep learning, da lì appunto diciamo è iniziata una storia che ci ha visto passare un po' in secondo piano. Siamo diventati la moglie, l'amante, siamo diventati noi come società che sempre più produce dati, è diventato il primo produttore, perché chiaramente nel 2019 c'è stato un traguardo fondamentale: più SIM, quei dispositivi mobili che ci permettono di connetterci a internet, che persone sul pianeta. Si stima, la stima più recente di quest'anno è che ci sono appunto più di 8 miliardi di SIM. Perché più delle persone? Intanto perché molti di noi hanno più di una SIM su più dispositivi, e poi perché ormai anche la lavatrice, un altro po', c'ha la SIM, esiste tutto quello che viene chiamato internet delle cose, quindi c'è una rete di comunicazione tra loro che bypassa noi esseri umani, e comunque anche noi ci mettiamo del nostro, quindi siamo dei grandissimi produttori di dati nei nostri movimenti, nelle nostre interazioni sia con internet, con media per interrogare, cercare informazioni, sia soprattutto sui social media, quindi producendo video che sembra che facciano, diciamo, oltre la metà del volume di dati prodotti, e tutta questa, insomma, grande massa di dati, i famosi big data. Comunque noi siamo ancora lì, perché ancora produciamo 40 volte ogni anno i dati prodotti da YouTube, che è comunque tra i media il primo produttore di dati. Però insomma siamo passati in secondo piano, adesso le persone e i dispositivi mobili scambiano dati e producono dati prima ancora della genomica. Però per dire che noi comunque ci siamo sviluppati grazie all'intelligenza artificiale, sono stati raggiunti dei traguardi inimmaginabili prima dello sviluppo di queste reti profonde, e ad esempio una storia di grande successo, una su tutte, nel libro c'è il contributo di Federico Fiorinastro che ben racconta la storia di successo dell'applicazione di metodi di intelligenza artificiale in ambito medico, e chiaramente anche i limiti, perché ci sono dei limiti, però attenzione, mi sento di dire che in questo campo i limiti e le problematiche sono normabili, brutta parola che ho trovato, però insomma sono arginabili con un'apposita normativa, mentre invece i limiti sono soprattutto nell'ambito della spiegabilità dei dati. Però questo lo intravedo, non so, perché soprattutto quando tu usi un'intelligenza artificiale per analizzare dati su cui basi una diagnosi, una prognosi, hai bisogno di poter spiegare, perché le implicazioni umane di quella tua verdetto lasciato alla macchina sono enormi, e quindi bisogna essere sicuri di non sbagliare, e poi anche per tutto un discorso giuridico devono essere difendibili. Però ecco, io mi sento di dire dal mio piccolo osservatorio che mentre questi sono dei limiti del presente, ma di tipo quantitativo, cioè io mi sento di fare la previsione che in fondo questa è una disciplina, quindi si potrà arrivare a fare una AI, un'intelligenza artificiale spiegabile, e che quindi potrà essere applicata sempre più in ambito medico per migliorare la vita. Quindi siamo sul versante dell'aspetto positivo, almeno predomina l'aspetto positivo. Un esempio su tutti nel mio campo, DeepMind nel 2018, un algoritmo basato su una rete ricorrente e una convolazione, insomma da quando hanno scoperto i Transformers, parolacce, però insomma da quando c'è questa rete protetta e questa rete profonda, succede che quello che era un punto critico, cruciale, della biologia e della medicina, cioè la predizione delle strutture secondarie delle proteine, che a loro volta servono a capire, per esempio, una mutazione che ha effetti patologici, dove agisce sulla proteina, e quindi come disegnare un farmaco che corregga questo problema. Questo era uno dei problemi più difficili da affrontare per la difficoltà di avere strutture dal punto di vista sperimentale. 2018 arriva AlphaFold e vince un contest mondiale in cui tutti i biologi strutturali più ferrati studiano per 2 anni per proporre la loro struttura. AlphaFold vince. 2020, ancora di più migliorato,
addirittura la comunità scientifica decreta come risolto il problema di risolvere le strutture delle proteine, per dire l'impatto, e chiaramente questo crea un grandissimo avanzamento. Ma allora non serve più il biologo strutturale, allora è tutto risolto? No, rimane sempre nei limiti della, come dire, è imbattibile nel predire la struttura. Poi serve il prima e il dopo, non è autonomo. È autonomo nel passaggio dall'input all'output, ma prima ci sono, c'è l'intervento dell'uomo, dei dati che devono essere puliti, fatti bene dal punto di vista sperimentale, paragonabili, e che vengono dati in input. E dopo c'è l'intervento insostituibile dei colleghi strutturali che fanno le loro valutazioni. Questo perché appunto questa tecnologia è capace come nessun altro di imparare le regole da ciò che ha osservato e imitare questa riproduzione dei passaggi senza che nessuno glielo debba dire. Questa è la caratteristica dell'intelligenza artificiale: a raggiungere l'obiettivo a partire da un input senza essere specificatamente passo dopo passo programmato per arrivare dall'input all'output. E però assolutamente rimane un limite che è qualitativo, che mi azzardo a dire non verrà superato, ed è questa la certezza che un po' deriva dalla professione, ma tanto viene chiarita, verbalizzata in questo libro che invito tutti a leggere, e che è quella di non poter scoprire nulla, non poter scoprire nulla, ma questo per un limite intrinseco, quindi stiamo parlando di qualità, non di quantità. È già stato non poter scoprire nulla, quindi non poter immaginare un oltre rispetto a ciò che ha visto, e questo di per sé basta a sanare una confusione, una paura. Certo, la paura invece deve essere, l'argomento va conosciuto, sviscerato, perché invece i pericoli, nel senso di un'applicazione, per un'applicazione in un senso piuttosto che in un altro, a livello sociale sono grandissimi, ma in ambito scientifico no. Ecco, io qua mi sento di portare l'aspetto positivo. E come esempio, mentre diciamo, il dettaglio del ragionamento, le prove a supporto di questa conclusione le lascio a chi vorrà leggere il libro e troverà spiegato benissimo questa insanabile limite dell'intelligenza artificiale, quindi nessuna paura di essere sostituito come ricercatore da un'intelligenza artificiale. Però mi sono, ecco, io invece vi voglio dire che in fondo, con tutto ciò che è cambiato nella potenza di questi modelli e di queste strutture computazionali, cambiate e più complesse in maniera inimmaginabile, comunque su questo punto dell'incapacità di andare oltre quello che hanno sperimentato, non si sono mossi di una virgola dal 1850, quando Ada Lovelace, con la sua teorizzazione della macchina analitica, ha detto che queste sarebbero state bravissime a eseguire qualunque compito gli veniva affidato, ma non avevano la pretesa di creare nulla. E fino a, appunto, tu hai tirato... menzionato, insomma, Massimo Fagioli, e lui nel 2007, con quella capacità di visione dei geni, perché ancora non eravamo in ambito di GPU, ancora non avevamo, diciamo, abilitato tutto il salto qualitativo delle intelligenze artificiali che sarà arrivato dopo, sarebbe venuto dopo con il deep learning, eppure lui già lì diceva, fugava ogni dubbio sul fatto che, mentre l'intelligenza artificiale avrebbe, tra le altre cose, alimentato un nuovo approccio alla medicina, con la medicina sostitutiva rispetto a quella riparativa, perché ormai potevi ricreare, imitare qualunque organo, il cervello no, non l'avresti mai potuto imitare, perché non è solo fatto computazionale, ma appunto ha tutto un aspetto di non computazionale, quindi non imitabile artificialmente, che ormai viene riconosciuto non soltanto in quest'ambito, ma da tantissimi, anche nel campo delle neuroscienze, che ammettono di non sapere nulla di tutta quella componente emotiva che è fondamentale per raggiungere la conoscenza. Vabbè, io mi fermo, se no poi... Ottimo, bellissimo, devo dire, sì, si è capito tutto, tranquillo. A
proposito, visto che hai detto questa cosa, mi sono ricordata che alla Feltrinelli, la prima presentazione, proprio in quel dibattito finale che vi accennavo prima, un ragazzo che credo fosse un fisico ha chiesto ai presentatori: ma se un domani con la scienza che avanza e diventa super yeah, fantastica, riusciamo a replicare in vitro l'encefalo, allora lì si può parlare di intelligenza artificiale? E Emanuela Fontana, che presentava, la psicologa, ha detto francamente no, perché l'encefalo umano funziona nel modo in cui sappiamo perché c'è la nascita, e giustamente questo fa tutta la differenza del mondo. Bisognerebbe rifare la nascita per rifare l'encefalo umano. Ci vuoi dire qualcosa, Alessio? Sì, non farò la parte di quello che racconta solamente i rischi a livello giuridico, però prima di fare una premessa farei i complimenti alle autrici e agli autori dei saggi per il volume e alla casa editrice innanzitutto per l'approccio interdisciplinare che avete seguito, perché per un tema come questo è fondamentale, ma soprattutto per il linguaggio semplice, immediato, anche scientifico con cui divulgate i contenuti. E mi sembra questo un compito ancora più difficile se pensiamo che l'avete fatto in una maniera molto originale, cioè tenendo sempre legate nelle varie discipline questi aspetti dell'intelligenza artificiale, come ha raccontato anche Teresa, alle specificità dell'essere umano. E questo è molto importante perché appunto fate una distinzione netta su come funziona questa rete neurale dell'intelligenza artificiale e come invece siamo noi, come viviamo, come ci emozioniamo, e questo è utilissimo per le scienze sociali perché va, come avete detto anche voi, a chiarire delle confusioni che ci sono, perché nel mondo, io penso, politico, anche economico, spesso diciamo che le nozioni di intelligenza artificiale sono un po' appiccicate addosso agli esseri umani, passatemi questo termine, perché penso al sistema economico che vuole magari con le riforme della scuola che i giovani si formino per entrare nel mercato del lavoro e che quindi facciano un po' una vita, la chiamerei meccanica, o questo mi fa venire in mente anche a questo governo che attacca per esempio le donne, è un governo che vuole aumentare la natalità però poi fa una legge per cui se la applicano i tribunali annullano gli atti di nascita, no? Questi atti di nascita che erano anche di genitori dello stesso sesso, quindi non per forza la donna che deve fare i figli e che ha una vita anche meccanica. Quindi nel mondo sociale direi che c'è questa confusione perché viene un po' appiccicata l'intelligenza artificiale agli esseri umani e voi questo lo fugate. E dunque vi ringrazio anche perché presentare un libro così è bello, poi mi sono divertito proprio nel prepararmi e nel pensare perché il tema è attualissimo, come avete detto anche voi, e mi sono un po' domandato a livello di diritto, che è ciò di cui mi occupo, che tipo di confusioni anche noi un po' subiamo e perché le dobbiamo chiarire. Qui devo anche dire che c'è un saggio che si occupa molto bene di diritto, uno degli autori è qui, Carlo Zaghi, perché lui riprende le definizioni che sono state date in vari documenti dell'intelligenza artificiale e ripercorre tutta la genesi della regolamentazione, in particolare dell'ordinamento europeo sull'IA e in generale su alcune tecnologie, tenendo anche un occhio sia d'Oriente che Occidente nel come è utilizzata in Cina, negli Stati Uniti. E c'è un aspetto che mi ha molto colpito, in particolare della parte iniziale, il diritto può approcciare all'IA, alle tecnologie sotto vari aspetti, uno molto tecnico che è appunto come regolamentarle sul come devono essere, come devono funzionare, le tutele per la violazione dei privacy e altri diritti fondamentali, la proprietà intellettuale che è fondamentale, però vista che questa direttrice del libro io ho un po' ragionato alla sostanza un po' del diritto e questo è importante perché nel libro si capisce molto bene, come avete detto voi, che l'IA è uno strumento, nella scienza si vede che è uno strumento che permette di raggiungere degli obiettivi, ma in generale può essere utilissima per dei risultati che nel mondo sociale possono veramente aiutare l'essere umano magari a liberarsi da alcuni impegni lavorativi, da alcune cose che sono molto ripetitive e di conseguenza permettere una sorta di realizzazione, no? Ecco, questo mi veniva da prendere del libro e legarlo al mondo del diritto. C'è Carlo che fa un esempio nei primi paragrafi di un uso dell'intelligenza artificiale, che io direi anche uno degli utilizzi magari sbagliati, che è quello della giustizia predittiva negli Stati Uniti. Non so se già avete sentito, però alcuni giudici in alcuni stati federali utilizzano questi software perché si fanno aiutare a predire se quell'imputato possa commettere nuovamente un reato, e questo ha dato adito a molte discriminazioni, perché soprattutto nei confronti della comunità afroamericana negli Stati Uniti.
Questo perché? Per come funziona l'intelligenza artificiale. E quindi qui verrei un po' anche al saggio di Matteo Tortoli che ce lo spiega. Io sarò non tecnico come Teresa e quindi vi farei un po' un esempio di quanto spiega lui di questi algoritmi che sintetizzano una mole di dati enorme, come diceva lei, tra l'input e l'output. Io faccio un po' questa immagine dell'imbuto, quindi li sintetizzano tutti insieme per raggiungere un output. In questo processo di sintesi danno ai vari dati un determinato valore, in base a quel valore si arriverà a un certo output, ok? Ecco, io penso che il diritto funzioni in una maniera completamente opposta, innanzitutto perché il diritto funziona con il non dato, non con i dati, che sono comunque degli elementi finiti e specifici, a cui sono attribuiti dei valori che, come dice anche Carlo, in quei valori tu puoi perpetrare una forma di discriminazione perché risente i riflessi magari di bias, di stereotipi o di credenze sbagliate del programmatore, ad esempio, quindi anche di quel contesto culturale. E questo è molto pericoloso nel mondo del diritto. Però, ripeto, il mondo del diritto, questo mi avete fatto pensare, funziona in una maniera completamente opposta, perché parte dal non dato. Si dice che le norme devono essere scritte con un linguaggio che è generale ed astratto, perché così possa parlare alla vita di ciascuno e ad ogni persona. E quindi è necessaria un'attività di interpretazione, ok? Da parte può essere in fase decisionale come il giudice, nell'esempio di Carlo, però può essere anche in fase di costruzione di politiche, quindi da parte dei decisori politici. Perché? Perché il diritto nasce da una situazione che magari non conosce l'IA, che è quella di conflitto, cioè dover bilanciare diverse posizioni, il diritto di uno, il diritto di un altro, quindi bilanciamo più il diritto alla salute, come lo bilanciamo con quello della libertà di iniziativa economica? Richiede una forma di sensibilità a questa attività interpretativa che è fondamentale. E dunque partono da dei funzionamenti molto diversi. Reputo quindi che, come spiegate voi nel libro, chiarire queste cose è molto importante, perché se le vuoi regolamentare, come dice anche Carlo nel suo saggio, se hai un'idea chiara le puoi regolamentare in una maniera che è la più giusta possibile. E in questo modo anche l'utilizzo che fai dell'IA può essere il più giusto ed equo possibile, perché invece di fare come la giustizia predittiva negli Stati Uniti o il controllo sociale, per esempio lui che cita nel caso della Cina, tu puoi utilizzare l'IA per far cosa, come dicono i vari autori? Cercare di realizzare i diritti, se per diritto vogliamo intendere una possibilità di una più completa realizzazione dell'identità umana, perché i diritti sono sia la casa, il mangiare, quindi rispondono sia a un aspetto materiale della vita, però chiaramente anche a un aspetto non materiale, perché intanto se non soddisfi i bisogni è difficile poi pensare anche, ecco, il caso delle nascite, questo è chiaro perché il diritto parla anche ai rapporti delle persone, alla famiglia, a tantissime situazioni. Quindi, ecco, penso che l'utilizzo dell'IA debba essere, come dite anche voi nel mondo del diritto, propenso a questo tipo di realizzazione. E poi, se ho ancora tempo, veniva anche da ragionare sul perché si sia arrivati a questa confusione. E ripartirei anche da quanto diceva Andrea all'inizio del suo saggio, perché lui parla di come, racconta un po' lo stato dell'arte della globalizzazione, e come questa può essere aiutata e come la digitalizzazione possa essere un fattore di sviluppo enorme per la globalizzazione, perché non conosce frontiere, ok? Ecco, all'inizio della globalizzazione il diritto è diventata una materia, secondo me, un po' serviente all'economia, perché pensiamo alla creazione del WTO, dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Sono stati fatti dei trattati con un valore giuridico fortissimo e rigido per regolare tutti gli aspetti del commercio e principalmente quello del diritto di proprietà, quindi i brevetti, la proprietà intellettuale. Diciamo che il grande dibattito che si è sollevato sul Covid l'ha fatto notare a tutti come le grandi case farmaceutiche avessero questi brevetti sui vaccini ed era difficile una circolazione equa e giusta, ok? Allo stesso tempo sono stati giuridicizzati dei principi che non sono giuridici, l'economicità, l'efficienza, l'efficacia, sono metagiuridici, sono astratti a differenza di altri principi come la ragionevolezza, la proporzionalità, che invece in questa fase di decisione, come vi dicevo prima, sono dei canoni importantissimi perché hanno sempre come fine ultimo la persona. Ecco, questo fine il diritto lo dovrebbe riscoprire, perché a quel punto si può legare a questo fine dell'intelligenza artificiale, vale a dire utilizzarla per una realizzazione veramente dei diritti invece che per una loro lesione. E questo secondo me è importantissimo chiarirlo, perché sennò nel mondo giuridico ci possono essere delle confusioni. Per questo ringraziavo per questo libro, perché per gli addetti ai lavori secondo me è utilissimo. Poi altri aspetti magari li vediamo nel dibattito, perché sono veramente interessanti.
Bene, e direi che se Andrea ci vuole dire qualcosa do la parola a lui. Grazie, grazie a tutti. Io la prima cosa che volevo dire è che volevo ringraziare la casa editrice, Matteo e Giovanni, perché l'idea non è stata mia. Cioè loro hanno avuto l'idea di fare questo volume e me l'hanno proposto e quindi mi sono trovato a portare avanti un progetto che però è nato all'interno della casa editrice. E in particolare Giovanni poi mi ha seguito anche, come dire, in alcuni aspetti tecnici, nella cura, nei rapporti con gli autori, eccetera. E quindi, diciamo, è stato quasi un co-coautore, un coordinatore del volume. E quindi, niente, è stato contento che fosse qui, ma purtroppo magari ci poteva dire qualcosa. E l'altra cosa che voglio dire, per entrare un po' nel merito della questione, è che io come economista sono abbastanza abituato a questo territorio di confine fra scienze sociali e scienze naturali, perché in economia c'è questo modello di scientificità che è legato al fatto che bisogna imitare le scienze della natura, cioè tutto ciò che è scientifico deve essere riprodurre il metodo che si usa in fisica, in particolare in fisica. E questa è una storia del pensiero economico, è una cosa molto molto forte, diciamo, tutte le teorie economiche contemporanee sono basate su quest'idea. E a questo punto dietro quest'idea c'è un po' appunto l'idea dell'uomo macchina, cioè dell'idea che ovviamente gli esseri umani vengono un po' nelle loro vengono ridotti a degli ingranaggi all'interno di una macchina che segue dei criteri di efficienza e dei criteri di razionalità che sono ispirati alle scienze della natura, alla fisica. Io l'ho detto tante volte nei miei scritti questo punto. Ecco, il rischio dell'intelligenza artificiale è che questa cosa venga portata agli estremi e si profili una società automatica. Hayek diceva, un noto economista diceva che bisogna eliminare gli interventi degli esseri umani nell'economia, perché gli esseri umani sono portati, come dire, a fare... Non esiste una giustizia sociale, non esistono degli ideali, perché ognuno ha il suo. E quindi la società, così, seguendo le idee di giustizia, le idee di equità, eccetera, non può funzionare. Bisogna solo seguire un criterio di efficienza e i vari atomi devono agire sulla base di questi presupposti efficientistici e poi la mano invisibile del mercato porta agli esiti ottimali per tutti. Ecco, in un'ideologia di questo genere l'intelligenza artificiale ci va a pennello, perché incomincia a estendere a tutta una serie di campi che prima erano comunque necessariamente legati all'intervento umano, dei criteri che sono dei criteri tecnici, dei funzionamenti dei programmi informatici. Per capire di che cosa si tratta, faccio un esempio. Abbiamo degli avanzamenti stupefacenti in campo economico, perché tutti i difetti dei macchinari vengono eliminati, perché è possibile prevedere in precedenza se un anello di una catena produttiva si rompe, se una macchina che utilizziamo si rompe, se un aereo può avere un motore difettoso. Perché? Perché si usano i big data, cioè i dati di ritorno, che sono sempre stati importantissimi per qualunque attività economica, i dati di ritorno sul funzionamento delle macchine, con l'intelligenza artificiale vengono trattati a un livello di dettaglio così forte, per cui se uno fa il gemello digitale di una catena produttiva, a un certo punto con questo gemello digitale, prima che qualche pezzo si rompa, tu lo vai a sostituire. Al 90% è vero, il 10%, vabbè, alla peggio sostituì un pezzo che poteva funzionare per un altro po'. I motori degli aerei prima erano sempre 4 perché si potevano rompere, adesso sono 2 perché... E le ditte produttrici di motori per aerei non vendono più gli aerei, ma li affittano e utilizzano tutti i dati di funzionamento degli aerei, e anche lì sono in grado di prevedere, prima che sorga qualche guasto, se è il caso di cambiare un pezzo o di intervenire in modo che il guasto non si verifichi. E questo crea ovviamente sono tutte cose molto molto efficienti, molto positive, la catena produttiva non si interrompe, l'aereo non si rompe, la macchina si prevede quando... E questa estensione fa sì che si risparmi materiale, si possa produrre just in time in modo più efficiente, si riducono le scorte di magazzino, si fa la globalizzazione, tutte le cose che sono avanzamenti tecnologici. Ecco, portiamo questo sul piano sociale. Sul piano sociale, come diceva prima Alessio, il discorso è molto pericoloso, perché la giustizia predittiva prende i big data,
e incomincio a dire: Tizio proviene da un quartiere povero, ha una famiglia disagiata, ha un basso livello di reddito, quindi statisticamente è molto probabile che possa essere, se ha fatto un piccolo reato e possa farne un altro, è molto probabile che se gli do un prestito lui non lo restituisca, è molto probabile che se lo assumo non abbia un'attitudine alla fedeltà aziendale. E quindi lo stesso meccanismo che sul piano del funzionamento del sistema economico ha effetti estremamente positivi, preso e portato alla società ha effetti devastanti, perché significa che alcuni gruppi sociali, alcune persone in condizioni disagiate, di per sé non solo, come è noto, fanno fatica a uscire da una condizione difficile, ma addirittura, siccome si prevede che non riusciranno a restituire un prestito, a essere fedeli sul lavoro, e quindi non li assumono, gli concede un prestito, sono degli elementi discriminatori molto 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 gravi e molto molto rischiosi. Inoltre è stato studiato a fondo che molti di questi sistemi applicati alla società di fatto fanno degli errori clamorosi, cioè sbagliano, per cui non solo questi sistemi sono, diciamo, pericolosi anche se funzionassero bene, ma sono anche pericolosi perché fanno dei gravi errori. Ci sono state delle cause in America perché tutta una serie di persone sono state escluse da dei servizi di assistenza sociale sulla base di algoritmi che si sono mostrati errati. Allora, come affrontare tutte queste questioni? Ecco, noi abbiamo preso una strada, perché ovviamente i temi sono tantissimi, ogni materia ha la sua specificità, e l'idea è che la strada che abbiamo preso in questo libro è di far capire, spiegare che un conto sono i rapporti sociali e un conto sono i rapporti con le cose. Ecco, per una macchina questa distinzione non esiste. I rapporti con le cose, con un sistema produttivo, per la macchina è la stessa cosa che il rapporto con una persona. Non si pone nessun fine, nessun obiettivo, nessuna idea di, come dire, di equità, non c'è niente la macchina. Semplicemente applica delle regole e quelle regole possono avere dei risultati molto molto gravi. A questo punto la sfida, diciamo, è sempre, diciamo, non c'è una novità assoluta su questo punto, perché, diciamo, il sistema capitalistico ha sempre cercato di sfruttare, di regolare la società sulla base di quelli che sono i propri interessi. Tutti ricorderemo Charlie Chaplin, preso dentro gli ingranaggi della fabbrica, eccetera. E quindi questo fatto di utilizzare il lavoro per il profitto è sempre stato presente nella storia dell'Occidente, nella storia del capitalismo. Il passaggio è che oggi dentro gli ingranaggi ci finisce non solo il lavoro manuale, ma anche il pensiero. Quindi il pensiero umano rischia di essere spiazzato, spodestato e sostituito da algoritmi che sono discriminatori e che poi sono anche sbagliati, perché il pensiero umano ha delle capacità che le macchine non hanno. E quindi il punto, secondo noi, secondo gli autori, che ha accomunato gli vari autori, che è un po' il filo comune di questo volume, è di far che il presupposto per affrontare a fondo queste questioni e per far sì che i vantaggi dell'intelligenza artificiale, che ci spiegava Teresa, vengano tutti quanti sfruttati, ma i rischi vengano parati, è di capire che il pensiero umano è una cosa e il funzionamento delle macchine è un'altra. E in fondo la cosa è anche abbastanza semplice, cioè le macchine sono dei circuiti morti, sono degli elementi, delle cose che non hanno vita. Il pensiero umano è vita, non c'è vita umana senza pensiero, non c'è pensiero umano senza vita. L'idea che si possa staccare la vita dal pensiero è una semplice follia. Preparando questa presentazione mi sono divertito, sto leggendo delle cose, mi sono divertito per, come dire, lo racconto perché è una cosa abbastanza singolare, cioè un grande dirigente di Google praticamente si sta riempendo di pillole per la longevità, perché lui è convinto che le macchine prima o poi raggiungeranno una coscienza, e una volta che le macchine raggiungono una coscienza, allora possiamo caricare la nostra coscienza sulla rete e quindi la mettiamo online sull'iCloud e quindi diventiamo eterni. Ecco, siamo arrivati a questi livelli di follia. Se non si chiarisce un po' la differenza fra essere umano e macchina, siamo messi un po' malino. Grazie. Allora, io mi asterrò dal fare diagnosi al dirigente di Google. No,
No, mi veniva, concludo proprio con un pensiero che mi è venuto adesso mentre parlavi e poi vorrei sentire anche qualcuno di voi, che in effetti, non so se c'è per esempio qualche collega nel pubblico, qualche psicoterapeuta, a proposito di pensiero per immagini, l'essere umano questa cosa qui di paragonare, come dire, la perdita degli affetti alla macchina, la fa già e la fa coi sogni. Appunto, se c'è qualche collega, io sono certa che statisticamente riesce a pescare un esempio anche recente di qualche paziente, appunto, in psicoterapia, in cui a un certo punto sogna: c'avevo il braccio meccanico, c'avevo gli ingranaggi, c'avevo i cavi elettrici. Per esempio, nel mio caso, un ragazzo di 24 anni che viene da una depressione freddissima ha sognato proprio di essere un Transformer. So che capite cosa dico perché è un film recente, cioè lui era una macchina. Voglio dire, il pensiero per immagine è anche questo, che poi è quello che usano gli artisti per rappresentare la freddezza, l'anaffettività, no? Non sto qui a dirvi di Olimpia del Mago Sabbiolino, chiaramente, però quello è un universale, il pensiero per immagine è un universale che usa un linguaggio comprensibile a tutti per dire esattamente questo, quindi l'equivoco, come dicevamo all'inizio, alla fine è solo questo. Forza, fatevi avanti, commenti, riflessioni? Allora, mentre raccogliete le idee per fare domande, mica vi salvo. Però mentre parlavi mi è venuta in mente una cosa, proprio nel saggio Carlo Zaghi, cioè quella pagina in cui tira le fila, e l'ho trovato illuminante, quando appunto semplifica i termini del problema e dice: è abilitante quando l'intelligenza artificiale fa quello che sa fare, cioè essere un sistema di supporto decisionale, di supporto alla ricerca di informazioni, ma il problema è quando si mette invece a valutare l'essere umano. E questo è scritto nella pagina. E poi mentre parlavi mi veniva in mente, ma può essere la prova provata, visto che stiamo parlando di scienza, di dati, di ipotesi da confutare o confermare, magari è proprio perché quando si lancia in valutazioni degli esseri umani, come dicevi tu, sta lavorando su una materia per cui non ha raggiunto abbastanza dati, proprio perché essendo viva gli cambia, quindi non è più come l'input che ha conosciuto, non lo puoi cristallizzare. E qua di nuovo fai riferimento a un pensiero, perché se tu invece come universo di riferimento hai l'uomo che così è, che è una macchina, che lo caratterizza il pensiero razionale, che quindi è prevedibile, pensi che appunto fai 1 più 1 più 1, poi magari ci fai una funzione un po' più complessa della somma delle parti, però comunque puoi predire quale sarà la vita di un individuo. E invece è tutt'altro, è vita, evolve, si trasforma in continuazione in un singolo momento, nel giro di anni oppure mai, e quindi non lo puoi incanalare, non ci puoi fare previsioni. Non so se può essere una domanda o meno, perché questa dell'intelligenza artificiale, oltre a ormai interessare veramente tutti, sta dilagando, come, e a proposito di uomo-macchina, e visto che tu hai citato Massimo Fagioli e la teoria della nascita, direi l'analisi collettiva è iniziata proprio con questo sogno. Con questo sogno che è noto di Olimpia, che era una donna, un automa, e che faceva riferimento all'anaffettività, ovviamente. E riflettevo su quello che hai detto all'inizio, no? Io vengo da una formazione storico-filosofica e ciao Asili, ciao amore, ciao. Riflettevo sul fatto che la persona che tu citavi diceva che basta spiegare, no? Invece non è così. In effetti mi rendo conto che quando l'approccio è di tipo razionale, di tipo filosofico anche in questo senso, molti neurobiologi e neurologi si sono affacciati nel campo dell'intelligenza artificiale per mettere insieme questi elementi, proprio perché c'è un discorso di mente umana, di qualità, che distingue l'essere umano dalla macchina. Ovviamente l'approccio deve essere
come posso dire, di affetti, di immagine, di senso profondo. Perché evidentemente spiegare che l'intelligenza artificiale fa calcolo, che il futuro può essere distopico in quei film di fantascienza che tu hai citato, che io adoro tra l'altro, per cui me li sono visti tutti, dai, è tanto più angosciante quanto più evidentemente pensi che sia concreta questa possibilità, che non, come avete detto brillantemente voi, non coglie minimamente la differenza fra quello che è una mente umana, una dimensione umana, ciò che fa la realtà umana, e ciò che è una macchina, che tra l'altro ha bisogno dell'input umano, nell'input e nell'output, perché non se ne esce, cioè la macchina non funziona se non c'è. Eppure, perché c'è questa negazione di fondo, mi verrebbe da dire, visto che parliamo di filosofia, esiste anche la negazione di filosofia, che è l'altro rovesciato però. Ecco, insomma, riflettevo su queste cose, scusate, ma siete stati brillantissimi, quindi l'unica cosa era... Grazie. No, mi veniva anche da pensare che è un po' paradossale che se noi ci pensiamo un attimo anche delle cose che hai detto, in qualche modo l'intelligenza artificiale forse potrebbe essere il monumento all'intelligenza umana, no? Cioè, nel senso che poi sono queste cose che sono anche difficili da capire, come funziona un circuito, come si è arrivati a tutto questo, come si possono trasmettere i dati, sono cose tecnicamente complicatissime, molto sofisticate, che sono prodotto dell'attività scientifica, degli scienziati, dello sviluppo della specie umana, capito? E poi non solo come risultato, ma anche quello che è il lavoro nascosto che c'è dietro per far funzionare queste macchine. Nella traduzione adesso di ChatGPT c'è un lavoro gigantesco, cioè la macchina traduce, ma prima hanno tradotto gli esseri umani. Non è che la macchina traduce niente, la macchina è stata nutrita di traduzioni degli esseri umani, è stata nutrita di documenti. Quindi tutto quello che fa, lo fa perché sia esiste, perché ci sono stati gli esseri umani che si sono inventati sta cosa, e sia perché c'è il lavoro umano e intelligenza umana per farla funzionare. A quel punto perché si dovrebbe dire che ci sostituisce? Cioè è una cosa che non... cioè perché dovrebbe distruggerci quando in realtà è un prodotto del... Ecco, perché? Perché c'è un rapporto sociale dietro che è legato al fatto che ci sono 5 società che hanno in mano tutte queste tecnologie, tutte queste informazioni, tutti i big data, eccetera, e che di fatto vogliono far credere che sono loro che dominano il mondo. È una forma di sfruttamento e di alienazione che il capitalismo ha sempre fatto, ma che adesso raggiunge livelli molto più alti che in passato. Quindi la ribellione deve partire appunto dalla sfida all'identità umana, al pensiero umano, è molto più radicale, e una chiave per affrontarla appunto è questo discorso della differenza appunto su come funziona e quali sono le esigenze umane e quelle delle macchine, soprattutto la rivalutazione di ciò che la macchina non potrà mai fare, cioè tutta la parte del libro sulla dimensione artistica, qui c'è Alessio che ne può parlare se vuole, cioè è la qualità umana, è la qualità umana, e che le macchine non fanno, rimane uno strumento, e ecco questo. E a proposito di questo che dicevi, e anche ritornando a quello che dicevi tu su quando potrà essere creato il cervello, c'è una previsione ben precisa con una data, perché Raymond Kurzweil, che è un ingegnere capo di Google, quindi insomma uno, ha fatto una previsione ben precisa, ha detto che nel 2029 il numero di collegamenti che sono, si stima siano presenti nel cervello umano, e parliamo di quei numeri mostruosi, tipo 10 alla 15, quelle cose impronunciabili, miliardi di terabyte, sembra che dico, scusate, milioni di miliardi di connessioni, mi si incrocia il cervello solo a pensare a questi numeri, verrà raggiunto, quindi 2029, tra 6 anni, quindi insomma ci siamo. E però la previsione, di nuovo, l'ipotesi, è che lì non cambierà niente, perché lì hai solo più potenza di calcolo per risolvere problemi più complessi, sempre per fare quel famoso, però, e sempre su quello che dicevi tu, sempre l'uomo ti deve dare non solo l'input, più o meno processato a seconda di quanto sei autonomo, ma comunque l'input lo deve dare l'uomo, perché non è la macchina a un certo punto, e soprattutto mi devi dare un obiettivo. Ricordiamoci che la caratteristica di queste macchine è che riescono a risolvere in maniera autonoma, trovando loro i passaggi, un obiettivo, ma mica se lo danno un obiettivo, non è che gli viene in mente, mo faccio la macchina che fa questa cosa. E
Nel 2045, sempre lo stesso, dice che si raggiungerà quella fusione uomo-macchina, per cui non diventa, cioè il cellulare non lo devi nemmeno portare in tasca, probabilmente ce la sarà integrato, negli occhiali c'è la visione con Google Maps, e c'è l'uomo potenziato. E qua ritorna una cosa che dici tu nella tua introduzione, che tu, da esperta di fantascienza, che proprio siamo agli antipodi e che non ci ho mai capito niente della differenza tra automa, giusto al robot ci posso arrivare, il cyborg proprio no, però l'ho studiato lì, ho sottolineato, studiato con attenzione. Allora forse, e ritornando anche a quello che diceva Fagioli nelle elezioni del 2009, allora forse il cyborg lo potrai fare, cioè il misto uomo-macchina, nel senso di componente elettrico o comunque artificiali e componente organica, esiste già, se ci pensi, gli arti artificiali, e lo riescono anche a migliorare, cioè tu puoi sostituire tutti gli organi possibili che riesci a imitare. E però la scommessa è che il cyborg, che il cervello, che si chiamava quindi in un altro modo, Transformer, se c'aveva il cervello umano ma il corpo di... no, hai fatto tutta una distinzione a seconda della quantità di organico. Beh, io vi invito a leggere questo libro perché è fantastico, veramente meraviglioso. Ecco, 2045 magari sarà vero che c'hai l'uomo potenziato da questi dispositivi che diventano indistinguibili a te, perché magari già adesso abbiamo le cuffiette in orecchio, rispondo al cellulare senza nemmeno prenderlo, però il cervello non lo puoi imitare, e quindi il cyborg, che il cervello ce l'ha di intelligenza artificiale, il corpo umano, non ci arriverai mai a farlo, sempre proprio il discorso quantitativo. E l'ultimo spunto, c'è stata questa famosa lettera che anche tu hai citato nell'altra presentazione, quella in cui a un certo punto gli stessi protagonisti dell'intelligenza artificiale dicono che bisogna fermarsi un attimo, e questi sono gli assoluti protagonisti. Ho trovato in rete, si vede un'intervista, andatevela a vedere, a Montreal di un mese fa, in cui ci sono tra gli altri Joshua Benjo e Yuval Noah Harari, quindi siamo proprio tra i firmatari di questa lettera che invita le aziende tecnologiche a fare una pausa, perché non sappiamo dove ci porterà la potenza esplosiva di queste intelligenze artificiali. Però lì c'è una confusione che mi ha sorpreso, perché là stai proprio tra i protagonisti. Joshua Benjo è quello che l'ha sviluppato, ha vinto una specie di premio Nobel dell'informatica, e lì mette sullo stesso piano qualcosa di plausibile e qualcosa che, ripeto, soprattutto dopo la lettura di questo libro, ma anche per la piccolissima esperienza, non è plausibile. Cioè mette insieme la paura dell'inquinamento delle elezioni, l'alterazione dell'informazione da parte dei bot, e quindi che ti può sovvertire, il sovvertimento dell'ordine sociale, perché a un certo punto c'hai una trasformazione così radicale nei tempi sul mercato del lavoro che non fai in tempo a formare le persone su nuove professioni che comunque nasceranno, ma tante se ne perderanno. E quindi questa problematica sociale potenzialmente esplosiva, gli attacchi cibernetici, cioè comunque insomma anche le vulnerabilità, perché poi sull'aereo ci metti i sistemi tutti controllati da remoto, ma quelli diventano pure... Insomma, questi problemi reali a livello sociale li mettono insieme al problema delle macchine che vanno a sostituire la specie umana, che è un assurdo, perché no, questo non succederà mai invece, anche dopo che hai fatto la capacità di processamento del cervello umano. Sì, perché loro pensano che la differenza sia nella quantità di collegamenti, quindi la chiamano la singolarità. Esatto, cioè la singolarità significa, nel momento in cui la macchina arriverà ad avere il numero di connessioni che ci sono nel cervello umano, avrà una forma di autocoscienza e incomincerà a pensare per conto suo. Esatto, poi sarà più intelligente perché potrà, come dire, raccogliere tutte le informazioni, leggere tutto quello che c'è nel mondo, che noi non potremo mai fare in tutta la vita, e quindi ci supererà. Perché diventa... Però la cosa curiosa è che, come dire, che se vai a vedere in passato, hanno sempre pensato che l'intelligenza artificiale arriverà a livello umano, però hanno sempre spostato in avanti la data, capito? Prima nel 70 dicevano fra 10 anni, nell'80 dicevano fra 10 anni, fra 20 anni, fra 30 anni, quindi la spostano di continuo, no? Vabbè, sentiamo. Posso fare una domanda? Scusa, ignorantissima, mi siete strapiaciuti, meno male che ho fatto tutti quei ponti per arrivare qua, veramente meravigliosi. Una domanda scema, ma non può essere un discorso di controllo? La paura di non controllare qualche cosa che
diciamo, gli esseri umani, poi tutto sommato, tra polizia e tutte le leggi e tutta la religione, grazie. Religioni, polizia, leggi, Stato, c'è un controllo sia sociale che cattivo, diciamo, che una volta che tu cominci, dai vita, non so come si chiama, Frankenstein, insomma, produci qualche cosa che poi non controlli. Questa paura che possiamo avere dell'intelligenza, ma grazie, cara. Vabbè, facciamo scambio, va. Dell'intelligenza artificiale. Può essere una paura di non riuscire a controllare qualche cosa che noi stessi abbiamo creato? Il discorso del controllo, perché con tutte le leggi umane, tu controlli la società, se no ci sarebbe molta più libertà, diciamo. Più. Una volta che tu dai vita a qualcosa che ti trascende, mo per usare una cosa, insomma, no Dio, che succede? La paura dello sconosciuto. Parlo giusto perché cita un po' le leggi. E allora, sul pensare che non, la paura di non controllarla, io mi ricollego un po' a quello che ho detto, ma che abbiamo un po' detto in generale. Sì, nel senso, ci può essere questo timore che possa sfuggire di mano, no? Però io credo che le confusioni che ci sono, perché io ho notato un po' che nel mondo giuridico magari si subisce un po' il fascino di questo fenomeno e quindi la regolamentazione non sia al momento adeguata. Questo poi, ripeto, Carlo nel saggio lo spiega. Faccio un esempio. Il fatto di non inserire nel regolamento, nei possibili utilizzi ad alto rischio dell'IA, il riconoscimento delle emozioni è secondo me una lacuna enorme. Immaginate che il sistema ETIAS che gestisce Frontex per l'analisi e la gestione delle domande d'asilo è demandato nel primo step a un algoritmo che quindi valuta dall'espressione facciale l'emozione dei migranti o delle persone che stanno richiedendo asilo, e solo se dice no, guarda, non diamo il visto, allora subentra un intervento umano, ok? Quindi secondo me gli si stanno demandando troppe responsabilità a livello decisionale, però credo che subisca questo per via di un fascino che però è dovuto al fatto che non abbiamo ben compreso come funziona. Ma ripeto, perché credo nelle scienze sociali, questo poi Andrea l'ha detto benissimo in questo parallelismo fra quelle naturali e le scienze sociali, anche il diritto si è messo in fila nel ritenere appunto l'essere umano a livello di macchina alcune volte, cioè lo vede solo dal punto di vista più materiale. Io credo che quindi questa confusione possa generare una regolamentazione che non sia adeguata. Però prendo anche spunto da questo per ricollegarmi a quanto dicevate voi, che poi alla fine veramente questa paura può essere fugata, e Andrea parlava di queste grandi società e l'intelligenza artificiale stessa un po' lo ammette che non è in grado, perché nel preparare un po' la relazione, nel pensare a che dire, io ho intervistato un po' ChatGPT, no? Ho detto, vediamo, non l'ho mai usata, dico, vediamo un po' come funziona. E prima cosa, a livello di linguaggio, non conosce la differenza, per esempio, fra la tutela e la promozione. Perché l'ho detto, ma tu faresti tutelare il diritto alla salute, quando ho letto il saggio di Federico Fiorinastro, no? Dico, ma tu faresti tutelare la salute, il diritto alla salute, all'intelligenza artificiale? E mi ha risposto cose tipo, io farei questo, questo, questo. E faresti promuovere il diritto alla salute? E mi ha messo le stesse cose, quindi ho detto, vabbè, allora non hai capito bene la differenza fra tutela e promozione, ad esempio, no? Quello un po' perché dicevo, invece chi interpreta le leggi che sono astratte non sono basate su dati, ma su non dati, invece quella sensibilità di riconoscere ce l'ha. E poi gli ho fatto un'ultima domanda quando ho capito che era un po' ottusa, gli ho proprio chiesto, ma faresti tutelare all'intelligenza artificiale i diritti proprio in generale? E lei ammette, fa, guarda, come intelligenza artificiale non posseggo consapevolezza, desideri o diritti propri, devo essere utilizzata in un certo modo, ha eluso completamente la domanda, non ha capito niente. Quindi ho detto, vabbè, non sei proprio sto genio che viene raccontato, capito? Quindi questo un po' deve far capire che secondo me non, tutto questo fascino che subisce adesso non può essere risolto. Vedo un'altra domanda, ti passo il microfono. Hai appena detto che l'intelligenza artificiale ti ha detto che non ha diritti propri.
Però invece c'è un dibattito aperto, no, sulla soggettività giuridica, e quindi è possibile attribuire all'intelligenza artificiale un soggetto di diritti, situazioni attive e passive. Dimmi qualcosa in più. Sembra diritto privato 1 adesso, con queste cose. Infatti un po' d'aria serve dopo queste domande per riprendersi. No, la cosa è, la domanda è poi molto articolata, perché secondo me si può sciogliere sotto diversi punti di vista, e sulla soggettività vi arrivo a raccontare delle cose che sono secondo me esilaranti, sempre sulla scia di queste confusioni che ci sono. Perché se tu mi parli di soggettività, io leggendo anche il saggio di Alessio per esempio sull'arte, mi viene da pensare al diritto di proprietà, perché si parla di questi algoritmi autogenerativi o algoritmi che producono, anche se non nel mondo informatico, anche algoritmi a cui poi si danno gli input per creare un'opera d'arte. E allora la domanda è, a quel punto il diritto d'autore, quindi la proprietà intellettuale, di chi è? Di un possibile artista, o comunque del soggetto che dà gli input, o di semplicemente chi la replica o comunque chi la fa. Alessio nel suo saggio per esempio parla della controversia fra Cattelan e l'artigiano che fa le sue opere che sono materiali, no? Ecco, mettiamo anche il caso che abbia questo diritto di proprietà l'intelligenza artificiale, ma poi quando si può presentare una possibile lesione, che fa? Va dal giudice l'algoritmo? Quindi ha la possibilità di richiedere una tutela giuridica all'algoritmo, come parlavi tu di situazioni attive o passive, no? E a quel punto, se ci va, dovrebbe avere una soggettività giuridica, cioè essere un soggetto di diritto, ci sono persone fisiche, persone giuridiche, no? E avere questa possibilità. Però su questo della soggettività, leggendo, per questo dico mi sono divertito, vi racconto questa perché è esilarante. Ci sono dal 2010 in poi alcuni scritti di ingegneri del MIT, in America, che hanno cominciato a fare questi studi per proporre il riconoscimento della soggettività giuridica ai cosiddetti social robot, cioè questi robot che lavorano nel mondo della healthcare, dell'assistenza sanitaria, perché soprattutto lì li utilizzano magari nelle nostre RSA, quindi tra virgolette, passatemi il termine, compiono questi robot l'attività molto meccanica di assistere gli anziani facendo sempre le stesse cose, ok? E cioè, questa è veramente... Allora hanno detto, beh, per non far sentire gli anziani così da soli perché hanno un robot e farli sentire questa carenza affettiva di queste persone, cioè non mettiamo le persone tra virgolette, no? Riconosciamo la personalità giuridica a questi robot, così loro si illudono che questi siano persone e dici, ah perfetto, quindi pensi che gli anziani si confondano e dicono, oh, benissimo, adesso che ha la carta d'identità questo robot, io sto parlando con una persona che adesso mi capisce. Quello che è successo negli Emirati con quel robot, no? Che gli hanno riconosciuto la cittadinanza. Quindi c'è tutto un dibattito sulla soggettività, ma pure lì, se non vai a chiarire, come si fa nel libro, che cos'è l'intelligenza artificiale, ma soprattutto come funziona e come funziona il cervello umano, ma direi in generale proprio cos'è l'essere umano, questo dibattito lo fai con il punto di vista degli ingegneri del MIT, che hanno fatto queste proposte giuridiche veramente assurde, ti risponderei da giurista. E invece come la mettiamo con la guida, con gli incidenti che possono essere provocati dalla guida autonoma, di chi è la colpa? Ecco, questo è un altro bellissimo aspetto di diritto privato 2, perché a quel punto parliamo di risarcimento del danno, perché a dire la verità nel mondo degli avvocati civilisti si fanno moltissime domande appunto sulla tutela dei danni patrimoniali e per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Perché molti contratti vengono stipulati ormai in alcune società dagli algoritmi. Però ecco quello che volevo un po' dire del fine ultimo del diritto. In quel caso si fa una sorta di finzione, si chiama fictio iuris, questa finzione giuridica, dicendo quel contratto si reputa valido, ok, perché lo ha stipulato quell'algoritmo, però chiaramente poi fa capo alla società che probabilmente detiene il brevetto su quell'algoritmo. Questo perché in caso di una possibile violazione di quel contratto, il fine ultimo è la tutela del creditore, quindi della persona che c'è dall'altra parte del contratto, dell'altro contraente. Quindi è una finzione che, se volete, lì è giustificata sempre per il fine ultimo delle persone. Ora, sul caso della strada e degli incidenti stradali è interessantissimo. Io ammetto un'ignoranza, perché non è che mi sia andato a vedere tanti né casi e né come siano stati risolti a livello giuridico, però io penso che debbano seguire un percorso simile
di, per esempio, ci sono moltissime cause per cui in caso di malfunzionamento dei freni, in teoria la responsabilità è della casa che ha venduto la macchina. Se quella riesce a dimostrare che, per esempio, l'impianto frenante che è fornito da il fornitore X aveva un malfunzionamento, allora la responsabilità passa a quell'altro. Io penso che possa seguire questo stesso percorso che già esiste, con un danno che non è, tra virgolette, materiale, perché il freno fisico che non funziona, ma magari un problema elettronico, non so esattamente come funziona quel sistema di guida automatica, la paragonerei al malfunzionamento dei freni, perché poi diventa parte integrante della macchina. Finito diritto. Va bene, ci siamo, direi, se non ci sono proprio cose ultimissime. E grazie per essere stati qui, ci vediamo alle prossime presentazioni della Sinodoro.